Ciao, com'è possibile che un bunker della Seconda Guerra Mondiale a Bologna sia diventato un condominio? Inoltre, ambienti segreti e tunnel scoperti durante un restauro. Seguite il video e rimarrete stupiti. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete mi piace e attivate la campanella per i prossimi video. Questo edificio in realtà ha una particolarità storica incredibile. Tutta la parte bassa, per tutta la sua lunghezza, era un bunker tedesco della Seconda Guerra Mondiale, usato anche come rifugio dai civili. Dopo visiteremo la parte interna, ma intanto potete vedere la struttura di grandissime dimensioni. Lo scopo dei tedeschi era quello di creare un grande bunker per le telecomunicazioni. Aveva comunque la sua torretta, in cui sopra era collocato la mitragliatrice, e doveva diventare il bunker delle telecomunicazioni. Perché? Perché questo edificio di fronte era l'edificio della società di telecomunicazioni civile dell'epoca, della zona di Bologna in cui siamo. Faccio particolare di questo edificio la struttura di questo cancello, che è dell'epoca, quindi anni 30, anni 40, perché dopo ritroveremo questa struttura anche nelle grate che c'è all'interno del bunker. Dove c'è l'entrata del condominio, adesso ci avviciniamo, quella parte che vedete lì, quel dente, è una struttura interna che dopo andremo a vedere, dove probabilmente c'erano le latrine. Tutta questa struttura è un bunker tedesco. Se ne volete la prova, queste sono le dimensioni dei muri, che vedrete anche in foto. Questo è tutto il muro del bunker. Ora entriamo nella proprietà del signor Benelli, che ci farà da guida. Allora, qui col signor Benelli stiamo facendo il giro che riguarda la torretta, dove sopra c'era la mitragliatrice, di cui abbiamo le foto. Questa struttura non possiamo entrarci perché è di altra proprietà. Questa apertura pensiamo esistesse già, perché creare un'apertura del genere, però magari è stata fatta anche dopo la guerra. Alcune aperture in questi muri di 2 metri sono state fatte, ve lo dico per certo, perché sennò non potevano fare il condominio che vedete sopra e che vedrete poi anche dalle foto. Si entrava in questa struttura tutta in cemento armato, con mura che andavano da 1,50 m a 2 metri, e come potete vedere dalle pavimentazioni, anche la pavimentazione era assolutamente in cemento armato, con la classica struttura di ferri a croce, veramente molto molto corposa. In più si vede la vecchia canalizzazione delle acque piovane che passava sotto il pavimento. Fino adesso dico bene? Ok, se sbaglio qualcosa dimmelo, perché almeno diciamo le cose corrette a chi vuole guardare questo video. Questa stanza ha una particolarità. Allora, prima particolarità a questa, che secondo noi era una riservetta, cioè era un posto in cui potevi lo scaffale e poi ci mettevi munizioni, cibo e quant'altro. Ha queste due aperture che non crediamo siano state proprio fatte, diciamo, dopo la guerra. Guardate solo la spessore del muro, che qui raggiunge i 2 metri. Ma soprattutto nel soffitto, solo esclusivamente in questo posto, abbiamo una sorta di ambiente, una piccola ambiente, che tra parentesi, per passare in mezzo a quei travi in ferro che sono quelli della struttura portante di tutto il bunker, c'era questo spazio. Solo questo, perché sia a destra che davanti che a sinistra abbiamo tutte pareti piene un'altra volta. Solo questo spazio, quella che quasi certamente era la presa dell'aria, poi vedete le foto e lo capite, andava fuori, anche se adesso è murato. Passiamo nel secondo ambiente. Anche qui era un ambiente con finestroni. Considerate che questo nasceva, doveva nascere come ambiente per le telecomunicazioni. E qui abbiamo un passaggio che portava probabilmente a quelle che era il locale latrine, o comunque un locale di servizio. Crediamo fosse un locale latrine, perché negli scavi, caso vuole, proprio per creare una toilette, quindi nello stesso punto, sono stati trovati questa struttura che vedete per terra, ma soprattutto quella struttura. E qui sfido chiunque a non pensare che questa fosse una latrina. L'unica cosa particolare è che la parete dietro alla latrina è l'unica parete di questa struttura che non è in cemento armato, è una piccolissima parete sottile. Quindi, come quasi se la latrina, oltre a essere a disposizione, diciamo, del bunker dove noi siamo, potesse essere anche a disposizione dell'esterno. Aveva sul soffitto questa struttura particolare, che non è stata modificata, è la struttura originale. La struttura in ferro, la griglia, noi pensiamo possa essere dell'epoca. Sicuramente nell'altro garage c'è
lo stesso tipo di inferriata. Questa è un'inferriata tipica bolognese di quegli anni, quindi anni 30-40. La cosa particolare è questo cavedio, che adesso vedremo dall'interno, e doveva servire a portare dall'altra parte della strada tutti i cavi elettrici e telefonici per far diventare questo bunker tedesco di telecomunicazioni, collegarlo con il palazzo delle telecomunicazioni civili dell'epoca. Questo cavedio ha una dimensione, chiediamo al proprietario, di circa 77x45. Perfetto. E si può entrare, e là in fondo c'è poi dopo un tunnel che va verso il basso per andare sotto il livello stradale, perché qui vediamo benissimo che i carpentieri hanno fatto il classico lavoro con le asse di legno. Asse di legno che qui ci sono ancora, con i chiodi piantati, naturalmente abbiamo visto che non fossero pericolosi, e assi di legno che vediamo anche in fondo al cavedio, ancora di buona qualità, assolutamente solide. E poi il cavedio va verso il basso, il problema è che nel basso c'è dell'acqua e le assi di legno sono marcite e cadute tutte in fondo al cavedio, quindi è inaccessibile, e anche con sonde o telecamere non è possibile risolvere il problema di capire cosa c'è là in fondo. Però comunque quello che vedete è tutto assolutamente realizzato durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1943 e il 1944. Usciamo dal cavedio con questo.